Buonasera ragazzi, videozzo veloce dalla Meisua. Impariamo con Robert Johnson, Weyl Redoute. Allora, come sentite qua, io ci sento Axl Rose, cioè. Ma ci sento anche Mia Martini, il graffiato di Mia Martini. Insomma, deriva un po' tutto da qua. È uno swing fondamentalmente. Do maggiore. Siamo in quarti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 180 bpm circa. Cominciamo con questo do, triade di do maggiore. È una forma di mi ridotta. 4 quarti, 1, 2, 3, 4. Poi facciamo questo che è un re 7 in forma di sol. Immaginatevelo così. Due volte, 1, 2. Poi facciamo questo. Un sol 7 in forma di re. Quindi l'intro è le prime due battute dell'intro, do maggiore, re 7, sol 7. Poi facciamo questo sol, sol, do, fa minore, fa minore 7. Quindi 1, 3, 4. Ok? E poi andiamo avanti. Sol 7, 1, 2, 3, 4. Sol 7. Io a volte lo faccio anche soltanto i cantini. Lui usa spesso soltanto i cantini, queste voci. Set acuto, quarta, terza, seconda, prima. Quindi sol 7. E questa è l'intro, la rifacciamo. Do maggiore, re 7, sol 7, sol, sol, do, fa minore, sol, 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 sol. Poi inizia a cantare. Questo giro che vi faccio vedere adesso del canto si ripete in loop per tutta la canzone. Sono le prime quattro battute, do maggiore, triade di do, immaginatevelo in forma di sol, scendiamo cromaticamente, diventa un si, poi scendiamo ancora di due tasti, diventa un la, sempre forma di sol, quindi do, si, la 7, muoviamo il canto, re 7, forma di re, sol 7. Quindi le prime quattro battute, do, si, la 7, re 7, sol 7. Quattro battute vuol dire che andiamo ancora con la successiva, do maggiore, normale. Sul terzo quarto muoviamo la melodia. Quindi le prime quattro battute. Quattro battute successive, abbiamo di nuovo la triade di Do, Si7 in forma di Sol, la 7, però muoviamo il canto, quindi settima al canto e tonica al canto, 1, 2, 3, 4, re 7, Do. Poi qui c'è la sezione dove c'è l'accordo lungo. Quindi ripetiamo le prime otto battute del canto. Do, si, la 7, re 7, sol 7, do, si 7, la 7, col movimento del canto, re 7, sol 7. Ora abbiamo un do maggiore lungo, una battuta intera più tre quarti della battuta successiva, c'è una legatura, quindi sarà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sul 4 ribattiamo il Do. Quindi sono due battute queste. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Poi
Come facciamo il fa? Tre quarti di fa, 1, 2, 3, un altro quarto sul quarto quarto, poi andiamo a fa minore settima, tre quarti più un quarto, cioè 1, 2, 3, 4, occhio, rifacciamo la parte con gli accordi lunghi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, poi facciamo questo movimento di basso, do, basso si, e andiamo alla coda, la, triade di la in forma di sol, la 7, re 7, sol 7, do, col canto che muove, di nuovo re 7, sol 7, do, col canto che muove, e poi si ricomincia, la risuoniamo lentissima tutta, con l'intro anche, 1, 2, 3, 4, chiaramente questa sarà la velocità finale, eh? Allora ragazzi, qua avete le basi della musica moderna, io ci sento Axl Rose, ci sento gli AC/DC dentro la voce, il graffio della voce, abbiamo già lo swing anche, sentite questa che è una chitarra swing, giro d'accordi molto interessante con questi cromatismi che scendono, niente, lavorate su questa roba, torniamo a Robert Johnson, quindi invece di stare a vedere... siccome parlate tutti di Sanremo, ecco, invece di stare a vedere Sanremo, vi studiate un pezzo di Robert Johnson e non rompete le palle. Arrivederci a tutti, alla prossima.